Il successo del piano è nelle vostre mani come in quelle di noi tutti. Così il Premier Mario Draghi si è rivolto ai sindaci a Parma, all'Assemblea ANCI. Tra i progetti fiorentini inseriti nel PNRR c'è anche la riqualificazione dello Stadio Franchi. A metà marzo verrà rivelato il progetto vincitore, alla quale saranno destinati 90 milioni dei 190 necessari. Come tutti i progetti del PNRR, dovrà essere appaltato entro il 2023 e realizzato entro il 2026. Il governo dovrà stanziare i fondi entro il prossimo giugno, ma i sindaci chiedono anche di essere facilitati nel lavoro. Noi abbiamo chiesto semplificazione. Abbiamo chiesto che le responsabilità dei sindaci, degli amministratori locali siano proporzionate ai loro strumenti, il personale necessario per fare i progetti, perché senza il personale non possiamo riuscire su questo fronte, e poi un coinvolgimento diretto attraverso finanziamenti diretti. Peraltro ieri ho avuto un colloquio con il ministro Brunetta, che mi ha confermato che lo sblocco del turnover previsto per i comuni sarà esteso anche alle città metropolitane. In ambito sportivo sono comunque soprattutto le società dilettantistiche a soffrire. Per loro Fabio Giorgetti, presidente della Commissione Sport e delegato CONI, si aspetta più fondi. Io mi aspetto che la politica italiana sportiva e non metta lo sport dilettantistico e lo sport in generale a un altro livello all'interno delle priorità. Non a caso parliamo di diritto allo sport nella Costituzione italiana, perché quello sarebbe un modo per dare allo sport una dignità che non ha. Perché in questo anno e mezzo parlare con le famiglie, parlare con i ragazzi, tenere aperti gli impianti sportivi è stato un grandissimo ruolo educativo e sociale. Il 27, come con i provinciali, stiamo organizzando gli stati generali delle società sportive. Saranno gli stati generali di tutta la provincia di Firenze, della città metropolitana. Quindi mi aspetto che venga un'interlocuzione nell'interesse delle società sportive.